Le prof sono persone molto importanti nelle nostre vite. Ci insegnano le nozioni più importanti per il nostro futuro. Ogni tanto però anche le persone più importanti ci fanno arrabbiare. Eccovi quindi qualche scherzo da fare agli insegnanti. Iscrivetevi al canale. Cap, interrogato, veloce. Psst, cazzo, com'era nome? Interrogato? Ma porca miseria, non ci posso credere, arrivo. Le banane sono rosse e la terra è piatta. Le banane sono rosse e la terra è piatta. Prof, ho fatto il compito. Che dice? Le banane come sono rosse, prof, vede, c'è scritto lì. Questo è il test ufficiale dell'Accademia della Crusca. Proprio confermato dalla... E la terra è piatta, c'è anche scritto questo, prof. Legga, la... legga, vede, legga, c'è scritto lì. Cap, mi dica. Come 4? 4? Ma dove, prof, 4. Mi interroghi, non lo so, deve seguire l'alfabeto. A, B, C. Muto, quando parla un insegnante muto bisogna stare. Sì, infatti sto zitto, mi dica. Il 4? Il 4, sì. È regalato. Sarebbe inammissibile. Tu che cosa ridi, che cosa ridi, che ti mette 3 se viene la lavagna. Prof, la prego, 4 non lo accetto perché sono stato così bravo in questo compito. Magari mi puoi interrogare, ecco, so benissimo allora... l'alfabeto. Sì, mi dica. Mi devi rispondere esattamente a 2 domande fondamentali. 2 domande. Per rimediare il 4 che hai preso. Ok, ok, ok. Sì, allora, ce la posso fare. Dove si trova la Cambogia? La Cambogia, la Cambogia. Ci sono, però guardi qui dietro casa mia, fatta. È il nome del mio gatto. Di mia madre, in realtà. Di quello di mia nonna, va bene, ok, certo, sì, il gatto di mia nonna. Però si trova qui, vede? Esattamente in questo punto. Io non ho parole. La seconda domanda che ti ho fatto, se no, il 4 è confermato. E non c'è nulla da rimediare. Ma a me sembrava giusta quella della Cambogia. Assolutamente comunque, no. Comunque andiamo avanti. Che cos'è? Prof, guardi bene, si avvicini. Guardi, guardi. Uno specchio! Ah! Corri immediatamente al posto, Cap! Ok, ok, va bene, corro. Complimenti! Addirittura mi ha abbassato il capo. Cioè io cercavo di farlo alzare il voto, lei me l'ha abbassato. Vabbè, ma guarda. Ma che dici? Guarda che io... sono bravissimo, comunque... tu sei un'asinella. Ragazzi, un 3,5 mi alza la media, devo essere sincero. Esatto, mi alza la media, devi essere contento. Sì, sì, infatti. Ragazzi, un po' di silenzio che devo andare un attimo in bagno. Mi raccomando. Sì, sì, vada, prof, quello è il suo posto. Ma non volevo dire... niente, niente. Ma la smetti di... Ma lo sto dicendo io. Basta! Cosa? Se mettessi qualcosa sulla sedia della prova? No! Sì, ma vabbè, è un'ottima idea. Sentite, io lo faccio, non mi interessa la vostra opinione. Io non mi prendo nessuna responsabilità. Ragazzi, guardate qui che cosa c'ho. Perfetto, ora apriamola e riempiamo la sedia. Cosa stavi combinando? Niente, prof. Sicuro? Ma mi stavo guardando allo specchio. Effettivamente non è che ci assomiglio così tanto come lei. Comunque, torno al posto. Sì, torno. Lei faccia il suo lavoro da professoressa o qualcosa. Professoressa? Professoressa. Niente. Niente. Cosa vuoi dire? Maestra? Professoressa? Ci sei? Dimmi, Luna Chiara. Ma lui? Io? Lui, io? Io? Fatela stare zitta, fatela stare zitta. Mi sapete andare in bagno. Deve chiaramente andare in bagno. Ma c'è la cara, la cara. Vieni, ti aiuto. Dammi 5. Aia, aia. Cap, te lo giuro. Sì, bro. Che te la farò pagare. Il 4 a vita. Il 4 Cap a vita. Chi è che ha scritto faccia da pirla sul mio quaderno? Magari tu. Chiara, cosa succede? Chiara? Te la farò pagare. Cosa ce la farei pagare? Ma te hai fatto qualcosa? Io assolutamente niente. Secondo me lei ha scritto faccia da pirla comunque. Luna Chiara, ma perché stai piangendo? È colpa di loro, di Cap e Cap. Ma io non ho fatto niente. No, aspetta, qui voglio risolvere la situazione. Ma è colpa nostra. Silenzio ragazzi, vi metto 4 perché avete fatto piangere una bambina. Prof, ma 4 mi sembra un po' esagerato, ci metta 3, abbiamo veramente fatto un lavoro bruttissimo. L'abbiamo fatta piangere. 2, prof, secondo me 2 quello che ci meritiamo. Vabbè, dai, 2 1, prof, 1. Ho capito che 1 ti alza. 0, 0. Anche 0 ti alza la media. Vabbè, è vero. Ragazzi, mancano 2 minuti alla consegna del compito. Sì, professoressa, abbiamo quasi finito. Sì, proprio quasi. Basta! Non l'ho fatto!
fatto niente! Scrivi la tua verifica e vediamo. Oh! Professoressa, ma mi ha scritto sul foglio! Alunno Kansu, ben ti sta! Così impari a copiare da una bambina. Prof, io ho quasi fatto. Mi manca solo il ritocco finale. Che cavolo è sta cosa? Sì, ma... Finito! Maestra, guardi qui che cosa ho fatto, compito di arte. Ma una vera delizia, lo so, maestra, mi sono veramente bravo. Te, sì, ma ha fatto tutto da solo, allora, senza la nessuno. Maestra è scemissima. No, ci deve essere un errore, è colpa sua. Stai zitto. Ragazzi, ma io ancora non ho capito se sto quaderno è green. Alla lavagna, interrogazione di gruppo. E Cap, che caso? Prof, non posso farlo con qualche altro compagno. Io ho dato il più stupido. Ho capito, ma guardi che ho preso io. Insomma, non è che il livello si alza tanto, vorrei dire. Prof, ho appena scoperto come si mette dritto il quaderno. Ah, non scherziamo, è storto anche questo. E poi, tra l'altro, sul suo quaderno ha scritto il mio nome e il mio cognome. Copia tutto da sé. Sì, infatti qui c'è scritto Pirla. Sì, Pirla. Bene, prof, di cosa dobbiamo parlare? Ragazzi, oggi Cristoforo Colombo. Sì, veramente un mio caro amico. Sì, bravissimo. Tra l'altro l'ho visto molto spesso in TV. L'altra sera era anche, ti ricordi al club in disco? Sì. Che prendeva il cocktail. Sì, poi è sempre in TV, gli fanno tante interviste. E quando avete finito i vostri teatrini da bar, me lo dite che cominciamo. Cominciamo a interrogare. Sì, fateci una domanda. Iniziamo. Allora, Cristoforo Colombo ha scoperto il Canada! No, l'India! Ah, vabbè, ma c'era andato vicino, dai, ci sono attaccati. Poi, altra domanda? Ha scoperto l'America. Ragazzi, queste sono le basi. Vabbè, passiamo oltre. Io vorrei chiedere al signor Kazu, che mi sembra quello più preparato dell'interrogazione di oggi, quando è avvenuta la scoperta del cosiddetto territorio. Domanda saggia. Va bene, basta che mi lasciate parlare e vi dirò tutto. Okay. La scoperta è avvenuta nel 1492. Ci vuole come copia, ma non se ne accorge nemmeno. Io sto copiando, qui c'è solamente un quaderno. Bene, posso continuare? No, veramente no. Però potrei farti la domanda io al posto della prof, se lei me lo concede. Perché tu vorresti farmi la domanda? Perché volevo chiederle dove si trova cosiddetto territorio. Allora, lasciatemi parlare, Cristoforo. Lo indichi sulla mappa. L'America si trova qui. È molto molto semplice. È quella sopra in realtà. Vabbè, l'America è questa qui. Ok, chiaro. È vicina. Poi potrei anche dire a cavallo tra il XV e il XVI secolo, dove la sua fama e i viaggi portarono alla colonizzazione europea delle Americhe. L'importanza delle sue scoperte è una roba incredibile. Una roba veramente assurda. Ma una cosa così non l'ho mai vista. Ma che istituto è questo? Ma cosa stiamo studiando? Prof, che voto mi mette? Non c'è dubbio, 10. Sì! Professoressa, posso recarmi un secondo in bagno? Ho veramente, veramente tanto bisogno di andare in bagno. Va bene, Cap, basta che... poco tempo, ci metti, vai. Ok, perfetto. Questo microfono dovrebbe essere collegato all'impianto scolastico. Testiamolo subito. Cipolla. Chi è che ha parlato? Mi sa che è il preside. Annuncio ufficiale da... Sì, mi sa che era proprio il preside. Ragazzi, io ho sentito una certa puzza proveniente dal bagno dopo che la professoressa Giulia si è recata. No, ragazzi, non mi sono recata in bagno. Guarda che è un equivoco, no, ragazzi. E ho visto anche proprio la scia di puzza che usciva nel momento in cui la prof è uscita dal bagno. Altro annuncio, è consentito l'utilizzo delle trombette all'interno della struttura scolastica. Buona giornata. Sì!